Benvenuti a un'altra riparazione. Oggi abbiamo un Game Gear mandato a riparare, versione rossa, quella originale. Non sbaglio, questo ha il classicissimo problema dei condensatori, bisogna cambiarli, ma adesso andiamo a fare una prova. Allora, batterie. Andiamo a verificare cosa succede. Prima di tutto. Poi andremo a smontarlo e vedere. Allora, non si accende neanche la luce. Magari c'è un contatto. No. Dovrebbe accendersi anche senza la cartuccia, non ha proprio necessità di. No, ovviamente mostra solo uno schermo nero. Chiaramente. Ok. Ora c'è la luce rossa, ma si spegne subito. La retroilluminazione c'è. Ok, si accende la lampada. E va bene. Può essere anche che le batterie siano un tantino scariche, perché sono quelle che uso spesso per tutti i Game Gear. Quindi prima o dopo finiscono anche le batterie. Quindi dovrò cambiarle. Ma per il momento le lasciamo qui. E andiamo a smontare. Preferisco usare le batterie semplicemente per la comodità di non dover essere attaccato a un filo. Io potrei tranquillamente andare a prendere un alimentatore, attaccarci l'alimentatore e via così. Ma non mi fido molto degli alimentatori, specie quelli originali, e chiaramente neanche di quelli cinesi. Ancora peggio quelli cinesi rispetto a quelli originali. Per il semplice motivo che non sono alimentatori abbastanza filtrati, eccetera, quindi per un controllino veloce può anche andare, però insomma, ecco, non mi ispirano tanta fiducia. Quindi le batterie hanno un voltaggio e un amperaggio controllato, chiaramente, quindi è la soluzione più come si può dire, sicura in termini pratici. Le batterie non ti danno un voltaggio 10 volte superiore, non ti danno picchi di corrente che possono bruciare le cose, quindi le batterie le inserisci, si scaricano e basta. Niente di più, niente di meno. Allora, andiamo a togliere la vite di sicurezza. Prima volta che mi arriva un Game Gear rosso tra le mani. La maggior parte sono tutti quelli neri, anzi, tutti quelli che ho aggiustato fino ad ora. Sono stati neri e devo dire che è in perfette condizioni all'interno anche. Non vedo nessuna traccia di corrosione, niente, né di perdita dei condensatori. Qua vedo perdite. Quindi qua. E neanche la scheda audio è perfetta. Il che vuol dire che è fantastico. È una versione anche. È una versione diversa. È una scheda che non ho mai visto. È anche un codice che non ho mai visto. Di solito sì, ci sono quelli col VDP qua, oppure col doppio chip. Ma sono via 0, via 1. Questa potrebbe essere una via 4. Molto più rare. Quelle uscite per ultime ultime. All'inizio uscivano con due chip. Poi è uscito con il VDP unico. E questa credo siano una delle ultime Game Gear uscite. Interessante, interessante. Qui non c'è neanche il filtro. Per l'audio,
Normalmente c'è un blocco di filtro in ferrite. Ok. Allora, io comunque proverei allora a questo punto batterie nuove nuove. Voglio comunque vedere. Allora, batterie nuove della confezione, nuove scintillanti. Vediamo se cambia qualcosa o se il problema persiste. Ok, poi ce le rimetto dentro la confezione. Giusto per sicurezza, andiamo a vedere qui anche il voltaggio. Che voltaggio abbiamo? 9,3 volt. Perfetto. Quindi tutti i contatti fanno il loro contatto. Andiamo a inserire l'alimentazione e l'audio. Inserire la cartuccia e accendiamo. No, niente. Uguale. Quindi, ok, non è un discorso appunto di batterie, come avevo detto, ma è un discorso della scheda di alimentazione. Chiaramente andrò a cambiare anche tutto il resto degli altri condensatori sulle schede varie. Scheda dell'audio, scheda principale. Qualsiasi tipo di scheda avrà i condensatori nuovi di zecca. Ok. Iniziamo con la scheda di alimentazione. Io sono abbastanza sicuro che tutto il resto funziona se metto a posto questa scheda qua, perché c'è questo qui. E sono questi due qua piccolini che danno abbastanza sempre problemi di perdita di acido, di liquido, di elettrolitico. Bello il colore rosso, mi piace. Ok, questi sono condensatori con il buco passante. Allora adesso andiamo a sostituirli. Allora, vi faccio un po' vedere. Ecco qui. No, meglio senza di questa luce, meglio con questa. Fuoco, mettiamo fuoco, ecco qua. Come vedete, questo condensatore qui aveva già iniziato a perdere il suo liquido. Ok? E anche questo era da un po' che stava perdendo liquido. Quando perdono liquido, chiaramente i condensatori non funzionano più. Sono esauriti. È meglio prevenire, andando a sostituirli prima che vadano a perdere il liquido. Quindi tutti i gaming gear purtroppo sono soggetti a questa cosa qua.
tutti quanti hanno bisogno di fare un cambio dei condensatori. Ed obbligo per loro, perché purtroppo all'epoca di costruzione la sega si è fatta fregare, o per meglio dire, ha chiuso un occhio sulla qualità di questi condensatori. È andato, a quanto mi risulta, sono andati a prendersi dei condensatori di scarto da altre aziende a basso prezzo, a basso costo, per montarli appunto sui Game Gear. Tutto qua. Quindi è stata colpa, sicuramente colpa di Sega, che è andata a prendersi cose che non doveva. Avesse utilizzato dei condensatori migliori, non saremmo qua a dover rifare ogni singolo Game Gear. Sarebbero durati sicuramente di più. Quindi grattiamo un attimino, giusto per eliminare il più possibile quello che si può della corrosione. Bisogna pulire bene, altrimenti gli acidi continuano a progredire sulla scheda e la vanno a danneggiare ancora di più. Ok. Andiamo a cambiare questi e verifichiamo. Ok. Andiamo a rimettere su. Sono proprio curioso di vedere se questi condensatori siano ancora in grado di funzionare oppure se creano problemi anche loro, se stanno creando problemi anche loro. Sono proprio curioso perché un Game Gear così messo bene non l'ho mai visto. Internamente sembra nuovo, ma proprio nuovo, senza neanche un minimo difetto. Ok, vediamo. Erano loro che creavano problemi. Ah, però. Ok. È già aggiustato. Il volume l'ho abbassato. Wow. Oh, per funzionare funziona, ma ciò non toglie che si sa che i condensatori possono creare problemi. Quindi li vado comunque a sostituire. Questo è un Game Gear nuovo praticamente. Wow, fantastico. Ok. Comunque mi ha confermato che è tutto funzionante e che le mie batterie riescono ad accendere un Game Gear ancora una volta. Quindi bene, ora non mi resta altro che andare a cambiare il resto dei condensatori.
Bene, questo Game Gear adesso è a posto. Ne mancano altri tre. E spero che sia stato di vostro gradimento il video. Ripeto, come prima, se vi servono queste tipologie di riparazioni potete contattarmi, andate a vedervi il link in descrizione, mettete like al video, iscrivetevi se non l'avete già fatto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!